Bella ragazzi, qua è Ghiotto, ci sono cascato anch'io, sono qui a parlare della Super League, l'argomento del giorno che impazzerà i prossimi mesi. Ormai le partite sono passate in secondo piano, sono in ritardo a registrare questo video, è lunedì, purtroppo io al pomeriggio non posso registrare video perché lavoro, mi avete tempestato di messaggi, ma eccomi qua, lunedì sera, registro, edito il video, lo state vedendo di martedì e mi raccomando supportatelo perché esce un po' in ritardo rispetto agli altri, ma è un video in cui vi spiegherò abbastanza bene, anche in modo sintetico, perché è nata la Superlega, che alla fine è il motivo principale. Perché di discorsi da moralisti è morto il calcio, non c'è bisogno che ve li dica io, perché sicuramente è vero che la meritocrazia viene meno con questa lega. Allora, perché nasce la Superlega? Per evitare il fallimento che con la crisi del Covid sta diventando una prospettiva concreta. Perché il sistema calcio sta andando al collasso già da qualche anno, ma soprattutto col Covid si è accentuata questa cosa. Quindi c'è la necessità di creare una competizione dove la sconfitta sportiva non sia più una perdita economica. E l'esempio della Juve è quello più lampante, secondo me, perché la Juve ha preso Ronaldo per cercare di in Champions di andare avanti, eccetera, come operazione di market, ma non si sta qualificando neanche ai quarti di Champions da 2 anni e quindi è in grossa crisi. Quindi andare in una competizione a, diciamo, ciclo chiuso in cui tu non puoi retrocedere, i meriti sportivi vengono meno, in cui hai delle entrate assicurate ogni anno che non andranno mai a variare o comunque saranno sempre altissime, per esempio per la Juve è praticamente diventata una necessità. Sono garantiti 3 miliardi e mezzo solo per partecipare, più altri soldi. Ragazzi, ripeto, 3 miliardi e mezzo. E ormai il calcio è un business, ma non lo è da oggi, lo è già da un po' di anni. Ormai il calcio che conosciamo noi tifosi, che viviamo noi, non c'è più. Ripeto, se non fanno la Superlega adesso, faranno tra qualche anno qualche altra cosa. Quindi questo calcio qui con il campionatino, la Champions League, ragazzi, andrà piano piano a sparire, secondo me, purtroppo per necessità, perché ormai anche il tifoso è visto come un consumatore. Non è più l'ultra che va a fare i cori allo stadio, è visto come un consumatore. Non è una cosa poco romantica, però purtroppo, ragazzi, bisogna rassegnarci, anche se noi cerchiamo sempre, almeno io nel mio piccolo, di vivere il calcio come una passione. Infatti io nel mio piccolo su YouTube vi parlo di tutte le squadre. Il video di Crotone Udinese, che ci ho guadagnato 1 euro, ma io l'ho fatto perché io amo il calcio. Io le partite, se c'è Benevento Spezia, la guardo lo stesso, non me ne frega nulla, perché io amo lo sport. Non faccio i video solo su Juve Inter come fanno tanti YouTuber, perché vedete che gli ipocriti che dicono che la Superlega, però anche loro sono così. Perché il video su Crotone Udinese, come mai non l'ha fatto nessuno? Perché ci guadagnano 1 euro, perché non li guarda nessuno quei video. Fanno solo i video Napoli Inter 1-1 o Cagliari Parma 4-3 perché hanno fatto tanti gol, se finiva 0-0 nessuno ne parlava. Quindi voi stessi che criticate il marcio dei soldi siete i primi attaccate ai soldi. Rifletteteci su questa cosa. Comunque, 3 miliardi e mezzo solo per partecipare, garantiti da una banca JP Morgan, una banca d'affari che sarà il finanziatore di una manifestazione che avrà 4 miliardi di fatturato. Quindi, oltre a questi 3 miliardi e mezzo, altri 4 miliardi da distribuire e 5 miliardi di tifosi in giro per il pianeta, ma che sono visti come consumatori, perché purtroppo il campionato italiano non lo guardano in tutto il mondo, o comunque lo guardano meno, guarderanno magari il derby di Milano, il derby di Roma, Roma Inter, ma Benevento Crotone non lo vanno a vedere i cinesi. In questo modo, avendo partite sempre bellissime, perché con la Superlega la peggior partita che ti può capitare, Milan Arsenal, comunque la guarderanno in tutto il mondo. Poi la Superlega si propone di sostituire la Champions League, realizzare un business più globale e più ricco soprattutto, perché la Champions, ragazzi, adesso frutta 3 miliardi, ma da dividere con più squadre. Qua solo per partecipare ne hai 3 miliardi e mezzo, solo per iniziare questa competizione. Pensate un po', ragazzi, come vedete, gira tutto intorno ai soldi. Con il nuovo torneo, le squadre avrebbero i soldi e i poteri nelle loro mani, quindi non nelle mani della UEFA, che ha i soldi e poi li distribuisce, ma direttamente nelle loro mani. Quindi ad ogni club, perché anche qua gli introiti per i vari club non saranno per tutti uguali, non so i parametri, ma non saranno per tutti uguali. In più, i 5 club invitati percepiranno meno soldi rispetto ai soci fondatori. Ogni club riceverà comunque un minimo di 150 milioni, un massimo di 300 milioni, penso, all'anno. E in Champions, pensate un po' che al massimo che puoi vincere, ma la squadra che vince la Champions League, ce n'è una, può guadagnare circa un centinaio di milioni. Quindi se esce agli ottavi, come la Lazio, ne prendi circa 30-40. Quindi fate un po' il conto. La Lazio, se in Superlega, ne prenderebbe 5 volte tanto rispetto alla stagione che ha fatto adesso in Champions. Ma noi in Superlega non ci siamo, quindi non ci poniamo il problema.
Poi però qua sorge un problema, perché è un sistema chiuso. Noi siamo abituati a vedere un campionato col sistema aperto, in cui la SPAL va in Serie C, Serie B, Serie A, se se lo merita. Non arriverà a vincere lo scudetto, però per meriti sportivi può crescere. Invece qua il merito sportivo viene meno, e qua io mi sento di dissentire un pochettino, perché questo è un sistema chiuso, la Superlega, fondato sul diritto alla partecipazione, più gli inviti, che non so su che basi verranno fatti. Però attenzione, perché la Superlega non è tanto diversa dalla nuova Champions proposta dalla UEFA. Quindi la cosa che dovete tenere bene a mente è che la UEFA non è la verità assoluta. La UEFA non sta nel giusto. La UEFA non è che ama il calcio più di quelli che vogliono creare la Superlega. Perché la UEFA, secondo voi, perché è così arrabbiata? Perché perde soldi. Perché se i migliori club vanno via, si creano una competizione a sé, la Champions League, che cazzo è? Diventa una competizione minore. La competizione maggiore che guarderanno tutti diventerà la Superlega. È chiaro questo. E la UEFA ha più bisogno dei top club europei che viceversa. I top club europei, se creano questa lega, possono fare a meno della UEFA. Ma la UEFA no, ragazzi. Quindi è per quello che sono così incazzati. Non credete perché amino il calcio, e non fatemi infinocchiare anche dalla disinformazione che fanno alcuni miei pseudo colleghi, che solo per fare discorsi ipocriti sembra che quelli della Superlega sono stronzi e quelli della UEFA invece amano il calcio. Poi 15 soci fondatori non correranno quindi mai il rischio di rimanere fuori. Quindi sai, una stagione disgraziata come la Juve quest'anno, che magari non si qualifica in Champions, facciamo un esempio, qua non accadrà mai. Arrivi ultima, fa niente, perché non ci sono retrocessioni. Io dovessi fare una Superlega per conto mio, sarei anche favorevole, però metti le retrocessioni. Chi arriva ultimo retrocede. La Juve arriva ultima, bene, retrocede in Serie A. La Roma, esempio, che vince il campionato italiano, sale in Superlega. Così avrebbe già più un senso, perché ci sarebbe il merito sportivo, che è una cosa che deve rimanere, perché lo sport è quello, ragazzi, non è il diritto alla partecipazione. Qua sono contrari appunto a questo concetto qui del sistema chiuso. Poi c'è un flusso di denaro garantito, invece qua se la Juve non va in Champions i soldi della Champions non li prende, è chiaro. E quindi il fulcro di tutto è stabilità ai bilanci, perché infatti ci avete fatto caso chi partecipa? Come mai il Bayern Monaco non ci partecipa? Vi rimando a questo video qua di Lazio Bayern, prima di Lazio Bayern, in cui vi spiego bene il sistema piramidale della Bundesliga. Ma il Bayern Monaco ha tutto l'interesse a restare nella Bundesliga. Forse ci va, dicono, come l'Ipsi. Però comunque è indeciso, perché ha tutto l'interesse a stare nel campionato tedesco, in cui domina e in cui dominerà sempre, perché è una struttura piramidale. Ma ripeto, se siete interessati alla struttura della Bundesliga, guardate questo video qua. Il PSG non ci va perché sono amici, lì sono dei soci con la UEFA, il suo proprietario, quindi hanno altri interessi, ma vedrete che poi magari ci vanno, e quindi non lo so. Però ovviamente tirano acqua al loro mulino. Quindi la parola d'ordine, come abbiamo detto, stabilità finanziaria, entrate garantite ogni anno, a differenza invece del campionato, che se non ti qualifichi in Champions, se come la Juve non arrivi in semifinale di Champions, Ronaldo non te lo puoi più permettere. È chiaro questo. Quindi il progetto nasce dalla volontà di raggiungere un nuovo mercato, tifosi esteri, consumatori, io li chiamo, e aumentare i ricavi. Ma lo faremo anche noi, e non siamo ipocriti in questo. È ovvio che da tifoso mi dispiace un po' questa cosa qui, che non c'è più il merito sportivo. Come abbiamo detto, favorevoli sono i club inglesi, e vi siete chiesti come mai, perché la Premier League sta avendo una flessione, soprattutto nei diritti TV. Quindi, diciamo, è meglio prevenire che curare. Gli inglesi, dal punto di vista del calcio, sono avanti, infatti il calcio è nato in Inghilterra, quindi loro prevengono e dicono andiamoci in questa Superlega, che tanto non si sta male, tanto qualche miliardo ce lo prendiamo. Poi, come detto, i club spagnoli, che sono macchine di soldi, perché Barcelona e Real, solo il nome porta soldi, però hanno dei debiti incredibili. La Juve non ne parliamo, il Milan che è 10 anni che non va in Champions League, e l'Inter che purtroppo, chiudendo i rubinetti dalla Cina, sono un po' in difficoltà. Per ora quelle contrarie sono le francesi, ma perché le francesi sono squadre che fanno girare pochi soldi. L'unica è il PSG, che è contraria perché ha interessi nella UEFA. Il Bayern Monaco e l'Ipsia sembra che piano piano anche loro si accorderanno. Quindi in Italia c'è Milan, Inter e Juve, che sono le squadre storiche. Dicono la Roma, dicono, boh, non lo so. Ma la Roma, scusami, non avete mai vinto un cazzo nella vostra vita? State in Serie A, magari vincete il campionato, no? Quindi, se fanno la Superlega, cosa positiva, forse potrò vedere la Lazio vincere un campionato di Serie A. Perché io mi domando sempre, Iacci, ma tu, finché vivrai, lo vedrai un campionato vinto dalla Lazio? Forse sì. Vi lascio così, ragazzi, like al video, commentate con la vostra opinione. Bella.